Salve a tutti e benvenuti sull'Aviland. Nuovo tutorial. Vedete già inquadrato l'oggetto del tutorial, che sarà questo bellissimo top corpetto, come vogliamo chiamarlo, bimba. Che poi con la stessa tecnica, insomma, si può fare anche un toppino per ragazza o da donna, perché no? E magari si potrebbe fare anche con le coppe. Comunque, adesso parliamo di questo. Io andrò a fare nel tutorial un altro toppino uguale a questo. E come sapete, ormai chi mi segue lo sa, ho due nipotine, una di 3 anni e mezzo e una di 5 e mezzo. Ma il toppino sarà praticamente uguale come misura, perché io misuro sempre le cose che vado a fare, quindi le faccio addosso e è uguale come misura. Magari la più grande è solo più alta, però è leggermente più magra. E quindi la misura è quella. Poi c'è un po' di differenza come lunghezza, nel senso, io lo farò uguale, però alla piccolina sta un po' più giù e arriva quasi in vita, e invece la più grande è sta più corto, ma lei lo vuole così e quindi lo farò uguale. L'unica differenza sarà nella lunghezza dei laterali, ma saranno proprio un minimo, perché dovrò fare 2 giri di punti alti in più da un lato e 2 giri dall'altro, altrimenti sarà tutto uguale. Niente, il top ve lo faccio vedere aperto così capite meglio. Si presenta così, vedete aperto. Si inizia da qua e poi si fa prima un laterale e poi l'altro. Questo pezzo fin qua si lavora unico e poi si fanno, diciamo, le due ali, chiamiamole così. Comunque, poi questo lo spiegheremo nel tutorial. Vedete qua alla base del collo la mattonella che andrà a costituire, diciamo, il davanti è stata piegata, cucita, e all'interno, vedete, ho fatto passare una stringa in modo da andare a legarlo poi al collo, così. E niente, per quanto riguarda le misure, è facile da ingrandirlo o magari farlo anche più piccolo, diciamo 2 anni, perché poi, insomma. La mattonella, come vedete, qua ha il fiore, e poi da sotto il fiore parte una mattonella granny. Quindi, come sapete, la mattonella granny potete farla ingrandire all'infinito. Quindi, ingrandendo la mattonella, automaticamente porterà sui laterali più maglie. Quindi, avremo più punti nei due laterali, che noi, vedete, andremo poi a fare i laterali praticamente. Quante volte l'ho detto laterali? Se vogliamo fare qualche misura in meno, facciamo un giro in meno, magari anche due, però io direi che uno basta. Se vogliamo farlo invece più grande, facciamo qualche giro in più. Oppure potete anche fare una mattonella totalmente diversa.
prenderla dove volete, mettere un'altra mattonella al posto di questa che ho fatto io e sempre sui due laterali della mattonella. E andate a creare poi il corpetto, insomma, del top. Quindi così andrete a sviluppare le taglie più grandi. Adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi passiamo al tutorial. Io ho usato come filato un 100% lino, è un bel verde acido fluo proprio dalla telecamera, vedo che si vede un po' più spento, però vi assicuro che è bello fluo. E come filato userete 50 grammi, almeno per questa misura che ho fatto io. Poi andiamo ad usare un uncinetto numero 2,5. Ho usato io, nelle indicazioni mi sembra che il filato dà il 3, però voi come al solito provatelo con la vostra mano e vedete quale uncinetto mettere con il filato che naturalmente andrete ad usare voi. Un ago da lana per nascondere le codine e cucire qua questo pochino, altrimenti come cuciture non c'è niente. E un ago sottile per cucire i bottoni e come vedete io ho messo questa targhetta con la scritta in made che voi naturalmente sono facoltative, e se l'avete la mettete, se vi piace non vi piace, insomma vedete voi. E quindi la targhetta, i bottoncini e qua anche io ho messo i bottoncini creando queste due asole, ma potete mettere tranquillamente anche creando queste asole da questa parte, potete mettere delle stringhe magari da legare anche dietro oppure i bottoni come volete fare, delle forbici. E poi vi servirà un metro da sarta per prendere la circonferenza o comunque la misurate man mano, perché partendo da qua, man mano si va avanti, potete misurarla alla vostra bambina. E niente, come occorrente è questo. Io direi che possiamo passare all'esecuzione del top, quindi questo lo spostiamo di qua. Io vado a prendere la mattonella che voi vedrete prima di questo tutorial. Ho fatto il tutorial della mattonella a parte in modo che venisse più corto il video e poi abbiamo il tutorial della mattonella, visto che è una cosa a sé e uno può usarla poi come vuole. Quindi partiamo da qua, prendiamo il filato, andiamo a fare un cappietto, andiamo qua nella, vedete, nella seconda maglia del catenella dell'angolo, un angolo così a caso, e andiamo a fare un punto bassissimo. Adesso andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e poi andiamo a fare, portando la codina, vedete dietro, un punto alto nel punto. Un punto alto sempre nell'angolo, nell'arco, e poi andiamo a fare un punto alto su ogni punto alto sottostante, vedete,
quindi sono 3, visto che abbiamo il moduletto da 3 sotto, e poi un punto alto nella catenella che separa i moduli. E poi di nuovo un punto alto su ogni punto alto. Vedete? E poi un punto alto nell'arco e un punto alto su ogni punto alto sottostante e arriviamo all'angolo, così vediamo come fare. Allora, sono arrivata, vedete, alla fine del laterale e facciamo nell'angolo 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Adesso andiamo a fare un punto alto su ogni punto sottostante. Qua c'è la chiusura un po' più. Ecco. E facciamo come abbiamo fatto per il lato precedente. Vedete? Adesso lavoriamo fino a quest'angolo e poi facciamo il secondo giro. È qua che si vanno a creare i due laterali del top, e se noi avessimo fatto un giro due in più alla mattonella granny, avremmo avuto un laterale più lungo e quindi una misura o due più grande. Quindi è qua che voi dovete ingrandire facendo o in meno o in più qualche giro alla mattonella. Sono arrivata alla fine, adesso sono nell'altro angolo, vedete, questo è il centrale, siamo qua nell'altro angolo. Ho fatto un punto alto nell'angolo, quindi nell'arco, e poi vado a fare un punto alto nella catenella in modo da bloccare. Adesso faccio 3 catenelle e volto il lavoro e così continuo con un punto alto su ogni punto alto sottostante, non nel primo perché altrimenti faremo un aumento, ma andiamo nel secondo e così andiamo a fare tutto il giro e tutti i giri a seguire. Quindi così facciamo un punto alto in ogni punto alto sottostante. Arrivati all'angolo, facciamo 2 punti alti nell'angolo, nell'arco, 3 catenelle, 2 punti alti sempre nell'arco e poi un punto alto su ogni punto alto. Alla fine facciamo un punto alto sulle 3 catenelle iniziali, 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo la stessa cosa fino, vediamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 giri. Allora, per 10 giri dobbiamo fare così, aumentando qua nell'angolo. Quindi giri di andata e ritorno come nella sequenza che vi ho detto prima, per 10 giri. Sono arrivata alla fine dei 10 giri, fin qua sono 10 giri. Adesso sto facendo l'undicesimo, però non lo facciamo più completo perché dobbiamo andare. Vedete, sono arrivata qua, adesso dobbiamo fare questo pezzo qua. Quindi dobbiamo diminuire solo su un lato, che sarebbe il lato dove avevamo gli aumenti, quello centrale del top. Quindi facciamo solo da questo lato le diminuzioni e qua andiamo dritti come stavamo andando finora. Allora, dobbiamo fare due diminuzioni su ogni giro. E come facciamo? Io qua faccio, che sono alla fine della riga,
un punto basso non chiuso, due punti bassi non chiusi, tre punti bassi non chiusi e sono arrivata, vedete, alla fine. Adesso li chiudo insieme e vado a fare le 3 catenelle. Volto il lavoro e faccio. Salto il primo perché abbiamo già le 3 catenelle, quindi vado a fare il secondo non chiuso, il terzo non chiuso e li chiudo insieme. Così. E poi andiamo a continuare con un punto alto su ogni punto alto sottostante fino alla fine della riga. Qua finiamo con un punto alto sulle 3 catenelle e così dobbiamo continuare fino alla fine. E dobbiamo fare, allora io adesso vi dico i giri del corpetto che ho fatto per 3 anni e mezzo e ne metto due in più in questo di 5 anni e mezzo. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi sono 16 per quello di 3 anni e mezzo e ne farò 18 per questo di 5 e mezzo. E voi misuratelo e vedete i giri che vi servono. E per quanto riguarda la quantità del filato, io ho detto 50 grammi, 55 grammi, però questo dipende molto innanzitutto dai metri del filato che avete e poi dipende anche da come lavorate la mano, l'uncinetto, eccetera. Quindi comunque dovete avere sempre a disposizione due gomitole da 50 o un gomitolo da 100 in modo che ce la fate sicura, altrimenti magari se acquistate un solo gomitolo, vi ritrovate che poi non potete finire il progetto. Allora, adesso andiamo avanti così, diminuendo ogni inizio giro 2 punti alti solo da questo lato, dal lato diciamo sotto del top. Dal lato che va sotto l'ascella andiamo dritti come stavamo andando e quindi fate i giri che a voi servono. Io ripeto, qua farò 18 giri. Ho fatto 16 giri, vedete, vi dico i centimetri, sono 21 qua ad arrivare qua, vedete, da qua a qua. E se poi misuriamo da qua all'altro alla punta del lato opposto sono 24 perché comunque la lavorazione va un po' in sbieco. E la stessa cosa, vedete, è qua. Abbiamo 21 centimetri. Quindi adesso io farò due giri in più e li farò senza diminuzioni e senza, perché altrimenti rimarrei con pochi punti alti. Io voglio mettere due bottoncini. Se voi volete portare un po' più a sfinire, mettere un solo bottone o mettere il laccettino come l'abbiamo messo qua al collo, potete fare anche solo una solina, un gancetto e mettere il laccetto o un bottone solo, insomma, come più vi piace. Quindi adesso io andrò a fare due giri senza diminuzioni e senza c'è dritto un punto alto su ogni punto alto sottostante. Quindi faccio due giri e poi vi faccio vedere come attaccare il filo da questa parte e lavorare in modo speculare. Quello che abbiamo fatto di qua lo facciamo anche da questa parte. Ecco. Ho tagliato il filo, lasciate un pezzettino perché poi quando facciamo il giro di rifinitura andiamo a nascondere la codina. Adesso mi attaccherò qua al centro. Abbiamo finito il giro qua iniziando a diminuire andando da questa parte e quindi adesso iniziamo da qua
e andiamo a diminuire e finiamo sul laterale opposto, in modo da avere i giri in modo uguale. Qua siamo sul dritto, che è stato il primo giro di diminuzione. Andiamo anche qua sul dritto con l'altro giro, quindi vado nel primo punto alto, ho fatto il cappietto, lo vado a prendere e faccio le mie 3 catenelle. E adesso, nascondendo anche la codina, vado a fare un punto alto non chiuso, un altro punto alto non chiuso e chiusi assieme. Ed è la prima diminuzione, due diminuzioni, cioè due punti alti. E adesso vado a fare il giro dei punti alti. Un punto alto su ogni punto alto sottostante, e alla fine terminiamo come al solito sulle 3 catenelle con un punto alto e poi andiamo a fare la stessa cosa, gli stessi giri che abbiamo fatto da questa parte, diminuendo sempre due punti alti all'inizio del giro. Ci vediamo quando finisco l'altro laterale. Ecco. Ho finito i due laterali, adesso andiamo a fare il giro di rifinitura attorno. Inizio da questo punto qua, questa la lascio così com'è, poi questa andrà ripiegata in modo che, vedete, rimanga il fiore e il laterale qua. Quindi vado a fare un cappietto. Vado a puntare l'uncinetto nel primo punto, vedete, alla base del punto alto, e andiamo a fare una catenella. E quindi da questo punto in poi andremo a fare delle maglie basse e ne faremo una, un attimo che zoom un po'. Una nell'archetto del punto alto, vedete, e una alla base del punto alto fra i due giri, una nel punto alto e una tra i due giri, e facciamo così per tutto il lato, e quindi arriveremo qua. E poi vedremo come continuare. Io vi posso dire, un attimo, allontaniamo, che se quando andate a misurare addosso il toppino alla bimba, quindi andrà messo così, vedete che qua, diciamo, sotto l'ascella a scendere, magari starà un po' largo, potete fare un altro giro di punti bassi e magari fare qualche diminuzione in modo da adattarla perfettamente alla corporatura della bimba, solamente sul laterale, sia destro che sinistro. Quindi adesso andiamo a fare il laterale e poi vediamo il da farsi. Ecco, ho finito il laterale. Adesso sono arrivata qua, nell'ultimo punto vado a fare due punti bassi in modo da poter girare e poi faccio un punto basso nel punto basso e punto alto sottostante e nascondo la codina e faccio una, due, 3 catenelle, salto 2 1, 2 punti di base e faccio 1, 2 punti bassi, 1, 2, 3 e catenelle e vado a fare nella terz'ultima catenella sottostante 2 punti bassi, 1 e 2. E adesso volto, vediamo qua,
Da questo punto, no, vado a fare 2 punti bassi nella terz'ultima catenella. Qua posso anche tagliare la codina. E adesso andiamo a fare il bordo, vedete, questo giù. Adesso qua facciamo 3 catenelle. Nello stesso punto di base dove abbiamo fatto i 2 punti bassi, andiamo a fare 3 punti alti, 2 e 3. E andiamo a fermare con un punto basso. Qua dobbiamo andare ad occhio, quindi ci regoliamo, vedete, in modo che non allarghi il lavoro e neanche restringa. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso punto di base, 3, e andiamo a fermare il tutto, senza stare a guardare i giri e niente, dovete andare all'occhio, ripeto, in modo che il lavoro rimanga bello regolare, insomma, così, vedete? Quindi qua andiamo a fare tutto il sotto, questo sarebbe del top fino all'altra estremità, e poi qua vi farò vedere come fare. Sono arrivata alla fine, vedete? Adesso qua mi sono fermata sull'ultimo punto alto, con un punto basso ne faccio un altro all'interno per dare modo al lavoro di girare, e poi facciamo un punto basso su ogni punto alto sottostante. Così. Naturalmente la codina la sto lavorando nei punti bassi in modo da nasconderla. Così non lo faremo poi con l'ago. Adesso vado a tagliarla. Faccio un altro punto basso sulle 3 catenelle, un altro, e sono 2, e poi uno nell'arco delle 3 catenelle, uno tra i due giri e uno nell'arco del punto alto, uno tra i due giri e uno nell'arco delle 3 catenelle, perché qua abbiamo in un giro il punto alto, in un giro le 3 catenelle, come abbiamo fatto da questa parte. Arriviamo a questo punto, vedete, dove c'è la mattonella, e chiudiamo e tagliamo il filo. E poi vi faccio vedere come fare il laccettino e mettere i bottoni. Dunque, ho finito, io qua ho tagliato il filo, ho nascosto la codina, quindi adesso andiamo a fare il laccetto. Ho fatto una catenella di 70 centimetri, una normale catenella. Il laccetto, vedete, da mettere al collo, da legare al collo, insomma. Quindi, fatta la catenella, ripeto, io l'ho fatta di 70 centimetri, voi regolatevi quanto lunga vi serve. Adesso vado a fare, zoomiamo un po'. Anziché fare dei punti bassi, andrò a fare, saltiamo la prima catenella, andiamo nella seconda e andiamo a fare dei mezzi punti bassi, così. Così. Vedete? Dei mezzi punti bassi, in modo da raddoppiare la catenella, vedete? Diventa più spessa, tipo cordoncino.
quindi sarà insomma più spessa e non così sottile come una semplice catenella. Visto che non volevo fare i punti bassi, ho optato per fare i mezzi punti bassi. E quindi andiamo a fare per tutta la lunghezza della catenella un mezzo punto basso in ogni catenella, fino ad arrivare alla fine. Poi tagliamo il filo e andiamo a fare un nodino all'inizio e alla fine della catenella, e così abbiamo terminato. Ho finito, ho fatto una catenella, vedete, di sicurezza. Adesso vado a tagliare il filo, sfilo le due codine. Possiamo anche tagliarle qua senza fermare il filo, e poi andiamo a fare un nodino semplice così alla fine. Ecco qua. Adesso andiamo a cucire pezzo qua, vedete, nel pezzettino che deve essere fermato. Farò un nodino all'inizio per bloccare un po' il lavoro. Lo faremo così, vedete, nei punti. Così. Andiamo a vedere dove iniziare a fermare. Prendiamo l'angolo, vedete, sopra della piastrella, vedete l'angolo, lo giriamo così su se stesso e andiamo qua all'inizio, vedete che c'è il circolino con i punti alti, quello iniziale. Andiamo sopra all'inizio del circolino e andiamo a fermare così, prendendo le maglie dell'angolo della mattonella sopra. Così andiamo nel circolino e poi prendiamo la maglia qua dell'angolo della mattonella, vedete? Adesso andiamo di nuovo nel circolino e andiamo a prendere anche un punto, vedete? Adesso ripassiamo andando indietro, così lo rinforziamo un po', così. Ecco e andiamo un po' a fermare il filo. Un po' così, passando nei punti per fermare il filo. Tagliamo, vedete? Adesso qua dentro andiamo a passare il cordoncino. Facciamo il nodino anche dall'altra parte. Ecco qua. Vediamo questo, che è quello finito. Vedete? Abbiamo messo così, andrà poi al collo. Se voi volete, potete anche passarlo qua all'interno, vedete, dei buchini. Vedete, di qua e di qua, se magari vi sembra che stia meglio al collo così. Comunque lo regolate poi come volete, provandolo addosso. Adesso bisogna cucire i bottoni. Io vi faccio vedere
come cucirne uno, vado a tirare, vedete, un capo solo dei capi che compongono il filato. Prendo l'ago sottile e cerco di infilarlo se riesco. Vediamo un po'. Ecco, sono riuscita. Quindi adesso faccio un nodino. Da questa parte abbiamo le due asoline, vedete? Da questa parte non abbiamo le asole e qua andiamo a cucire i bottoni. Così l'asole è qua, quindi io dovrò metterlo qua. Andiamo un po' prima a fare un punto per bloccare il filo, se adesso riesco. Ecco. Lo facciamo passare da sotto e vado a fare giusto un puntino per bloccare il filo e poi vado a cucire il bottone come facciamo di solito. Così. Un punto sotto e poi da sotto usciamo sopra. Da sopra a sotto come facciamo di solito per cucire un bottone. Così andiamo a cucire l'altro bottone e andiamo a cucire anche, per chi la metterà, la targhettina con la scritta Handmade. Poi andiamo a fermare sotto con due punti e un nodino di sicurezza e tagliamo il filo. Così. Adesso io vado a cucire l'altro e poi ci vediamo. Ecco qua, il toppino è finito. Abbiamo messo l'etichetta, abbiamo messo i due bottoncini, abbiamo messo il laccetto e quindi è terminato. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale e commentate qualsiasi cosa vogliate chiedermi, io sono qua. Niente, ho finito, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!